Siamo in compagnia di Alvaro De Angelis. Alvaro De Angelis è un odontotecnico di Macerata che da pochi mesi ha deciso di cessare definitivamente la propria attività di odontotecnico dopo quasi 65 anni di onorato servizio. Ma non vo ha voluto comunque chiudere in bellezza perché ha deciso, anche in virtù di questo periodo difficilissimo di crisi, di dare una mano ai giovani. Ha un po' ricordato quando lui, diciamo, nel 48 ha cominciato l'attività, scegliendo di mettere a disposizione gratuitamente la propria strumentazione a qualche giovane che abbia intenzione di avviare questo tipo di attività. L'attività che io ho fatto in tutti questi anni mi ha insegnato che non si può in un certo senso isolarsi, ma si deve collaborare con la categoria in un certo senso. E io ho pensato nel tempo di dare questo contributo, fondando il Consorzio Odontotecnici, dando la possibilità di avere un rapporto diretto con le ASL per fornire la protesi a prezzi equi a tutti coloro che ne avessero bisogno, ovviamente. E poi ho fatto anche attività, diciamo, di scambio con l'estero. Questo è quanto. Per cui io avevo deciso di smettere di lavorare e di dare tutta la mia, che non è tanta, intendiamoci bene, attrezzatura di protesi per la costruzione delle protesi mobili a un ragazzo volenteroso e bravo, diciamo serio, che avesse voluto iniziare l'attività. Io la do gratuitamente. Perché ha deciso di fare questo gesto? Ho deciso di fare questo gesto perché la mia esperienza iniziale di lavoratore in odontotecnica è stata molto difficile. Quindi un ragazzo che abbia volontà ma che si trova nelle impossibilità di poter iniziare l'attività. L'altro giorno, proprio venerdì scorso, è venuto un ragazzo di Perugia che pure si trovava in queste condizioni, ragazzo molto serio a sentirlo parlare, eccetera. Per cui io gli ho dato alcuni attrezzi di cui necessitava, l'ha portato via senza tirar fuori una lira, mi ha ringraziato e gli ho fatto gli auguri e arrivederci. Stamattina mi ha telefonato un'altra persona da Castelfidardo che era interessata a prendere in affitto il laboratorio.